Qual è la finalità dell'opera? Perché Dante scrive la Divina Commedia? Nell'epistola a Can Grande c'è una frase molto interessante da questo punto di vista che andremo a leggere. Il fine del tutto, cioè dell'opera nel suo complesso e della parte, vale a dire la cantica, l'ultima che Dante sta presentando a Can Grande, potrebbe essere molteplice, cioè prossimo e remoto, ma tralasciando un minuzioso esame, si può dire brevemente che il fine del tutto e della parte è togliere dallo stato di miseria i viventi in questa vita e condurli allo stato della felicità. È proprio in questa frase che possiamo cogliere la finalità della commedia, che è molto semplicemente quella di togliere, cioè di salvare gli uomini dallo stato di miseria. E miseria è qui da intendersi nel senso etimologico del termine, cioè infelicità, non povertà materiale. Quindi togliere i viventi dallo stato di infelicità, di crisi morale e spirituale in questa vita e condurli all'opposto, cioè una situazione diametralmente opposta, che è quella della felicità, cioè della beatitudine, che Dante e con Dante l'umanità intera potrà conseguire solo attraversando tutti gli stadi dell'imperfezione umana, dal male assoluto fino ad arrivare al bene assoluto che è rappresentato dalla contemplazione di Dio nel paradiso celeste. Quindi, in sostanza, Dante attribuisce alla commedia una finalità educativa, pedagogica, insegnare ai viventi, cioè agli uomini che vivono una situazione di crisi, Una via per arrivare allo stato di felicità. Attraverso la composizione della Divina Commedia, Dante si prefigge lo scopo di indicare concretamente all'umanità una via per una nuova redenzione, per una nuova salvezza, che la riscatti dalla condizione di smarrimento e di corruzione e la predisponga verso un corretto agire sulla terra. L'unico strumento, l'unico requisito per la felicità celeste, per la beatitudine. Proprio alla luce di questo, l'opera, benché poetica, va letta in chiave filosofica. Dante infatti scrive: il genere di filosofia, poi secondo il quale si procede qui nel tutto e nella parte, cioè nell'opera nel suo complesso e nel paradiso, è l'attività morale, ovvero etica. Perché tanto il tutto quanto la parte non hanno un fine speculativo, cioè teoretico, teorico, ma concreto, legato cioè a una finalità concreta, di insegnamento, pedagogica, che significa la prospettiva in cui il poema si inserisce non è quello della filosofia speculativa, cioè teorica. La commedia non vuole essere esclusivamente un'enciclopedia del sapere medievale, bensì quella etica o morale. Vale a dire una grande sistematica riflessione in forma poetica sul sistema di valori alla base dei comportamenti umani, con una finalità pratica, concreta, quella cioè di contribuire, evidenziandone gli aspetti negativi, a migliorarlo in una chiave spirituale e trascendentale. In una prospettiva in cui la felicità di cui si parlava prima coincide con la perfezione spirituale, con la comunione profonda con Dio, che Dante e con Dante l'umanità intera potrà conseguire solo attraversando tutti gli stadi dell'imperfezione umana, dal male assoluto, fino ad arrivare al bene assoluto che è rappresentato dalla contemplazione di Dio nel paradiso celeste.